tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te, nuova lezione del corso di pittura. So che le aspettate con bramosia queste lezioni e la cosa mi fa un immenso piacere. Oggi siamo qui per continuare il nostro quadro, il ritratto del mio papà. Oggi vi faccio vedere come io proseguo il lavoro degli incarnati e mi concentrerò soprattutto sulla parte degli occhi e la zona perioculare, perché io, proprio come impronta mia personale, quando lavoro su un quadro, specialmente sul ritratto, fisso immediatamente quello che è lo sguardo. Lo sguardo mi dà la possibilità, una volta fissato sulla tela, di capire le tensioni del volto, il tipo di dolcezza o asperità che voglio dare a quello sguardo e quindi alle pieghe del viso. Perché sì, è vero che il ritratto parte da una foto, ma nel mio caso, come nel caso di tutti coloro che ritraggono con una persona che conoscono, sappiamo bene che una foto carpisce un attimo che ogni tanto non fa parte visivamente e somaticamente dei tratti della persona che stiamo ritraendo, e magari vogliamo smorzare delle tensioni che ci sono nella foto troppo statiche, vogliamo addolcire dei lineamenti, pur non tradendo comunque la fisicità della persona che andiamo a dipingere. E allora oggi ci concentreremo sugli occhi, che non completerò quasi sicuramente perché io sono una persona che va lenta, cioè va per sovrapposizioni, per immissione stratificata del colore. Comunque basta chiacchierare, spostiamoci sul cavalletto e vediamo cosa abbiamo fatto oggi. Abbiamo un bianco titanio, un nero avorio, un terra ombra naturale, un rosso vivo, un ocra giallo, un giallo Napoli e un terra di siena bruciato, e naturalmente il liquido sparpagliato così sul piatto. I pennellini si assottigliano perché oggi vorrei ricavarmi l'occhietto, quindi e comincerò con un 2 a punta di martora sintetica, spero si veda. Comunque, come prima cosa prenderò sempre del giallo Napoli e lo metterò al centro del piatto con del bianco titanio. State attenti perché il bianco titanio è molto coprente. E questa parte del lavoro è una parte del lavoro molto importante, perché definire lo sguardo bene significa azzeccare il quadro. E anche la grandezza della sclera, quindi della parte bianca, è molto molto importante. Quindi cominciate ad apporre il colore piano piano, e mai puro, solo bianco, date sempre dei toni che caldeggino il tutto. Del resto la sclera delle persone non è mai totalmente bianca, ma è sempre vagamente sporcata di qualche altro colore. Mio padre ce l'aveva un po' ingiallita e un po' arrossata certe volte, e quindi, ma comunque come predominanza sempre bianca, il fondo, il sottotono, diciamo così, era di questi colori. E per sovrapposizione, bagnato su bagnato, arrivate al tono del bianco desiderato. Adesso occupiamoci invece del colore degli occhi, che mio padre aveva di un nero un po' sporcato di marrone. Unirò una punta di terra di siena bruciata, una punta di terra ombra naturale e una punta di nero. E mi definisco la pupilla. Gli spazi, ancora stiamo definendoci gli spazi. E le curvature, la bombatura della pupilla. Eccolo qua. Adesso intensifichiamo. Diamo il nero totale
alla pupilla. E state attenti perché questa è la parte più importante, state dando sostanza al vostro quadro. Mio padre aveva il bordo dell'iride più scuro. Metto prima un po' di nero al centro e lo sfumo e poi vado di nero puro e la pupilla. Ora forse voi questo non lo vedrete, poi vedete, particolareggerò le cose casomai. Spruzziamo un po' l'occhio. Io ho il balcone aperto perché, come vedete, è una bellissima giornata di sole e c'è un caldo pazzesco. E poi i punti luce, quindi puliamoci il pennello, prendiamo un po' di giallo Napoli e sporchiamolo con un po' di bianco e diamo un po' di calore e luce all'occhio. Quindi a questo punto continuiamo il contorno dell'occhio. Definiamocelo meglio. Prendo il giallo Napoli con il liquin, perché è sempre la base del nostro incarnato, e metto un po' più liquin perché oramai qua sotto è totalmente asciutto. Quindi andremo con una pittura di grasso su magro. Quando la pittura sotto è asciutto dobbiamo ingrassare con un poco di olio in più, quindi se usate l'olio di lino con l'olio di lino, se usate l'olietto con l'olietto, se usate il liquin con il liquin, e createvi un colore che abbia una percentuale maggiore di grasso. Quindi prendiamo e lo mettiamo qui, quindi pucciamo veramente il pennello nel liquin e mescoliamo, che il colore grasso sia quindi più forte di quello magro, in modo che rimanga la trasparenza di quello che abbiamo fatto sotto e non se ne vada, che sia lavorabile e sfumabile. Prendiamo adesso il terra di Siena, invece nelle parti che vogliamo un po' più scure. E adesso comincia il lavoro di sovrapposizioni finché non giungeremo a tono. È un lavoro molto lungo, è un lavoro anche molto paziente. Benissimo, e qui cominceranno anche a giocare altri colori, perché per esempio io prenderò dei rossi, ma lo vedrete nel corso d'opera. Con un giallo Napoli sporcato con una micro punta di rosso facciamo l'interno. Potete farlo anche con del terra di Siena bruciata, guardate, quindi con del terra di Siena bruciata fatevi la rima interna dell'occhio, quindi giallo Napoli per schiarirla, con sporcato questa volta con una punta di rosso.
prendete quella parte di bianco con l'olietto che avevate stemperato prima e ridefinite la sclera quanto volete. E si va avanti così, faccio anche l'altro occhio e poi continuo l'incarnato. Ora vado a sistemarmi tutta la parte del contorno occhi e vado a ricominciare a fare quello che stavo facendo prima. Quindi dal Terra di Siena al Giallo Napoli mi creo i chiaroscuri della rima interna, della rima superiore, della palpebra, di tutto quello che mi serve a far uscire l'occhio. Qui, essendo il sotto oramai asciutto, non potrò più usare il carboncino o la grafite per aiutarmi. E allora aggiungerò o del Terra di Siena bruciato, o del nero o del Bruno Van Dyck, a seconda di quello che mi serve. Io per esempio oggi nella tavoletta mi sono preparata solamente il Terra di Siena bruciata e il nero, e con questi penso di andare, perché penso che siano più appropriati per la carnagione cotta di mio padre, in modo da spegnerlo un poco, se no mi viene troppo arancione. Prendo un pennellino un po' più grande, perché sennò così ci mettiamo troppo. Adesso a questo incarnato così pallido aggiungo un tocco infinitesimale di rosso, infinitesimale. Vedete, più liquid che mi serve a sfumare che rosso, do una sorta di velatura a fresco. Ok, e comincio quindi a unire i colori. Adesso prendo anche dello scuro, perché mi devo tirare l'ombra appena sopra. E la sto facendo con lo stesso colore con cui ho fatto l'iride. Sfumo. La passo e sfumo. Ma sfumo dalla parte superiore, non vado dove ho messo il chiaro. Allora, ho messo lo scuro. L'ho indirizzato verso dove voglio. Adesso, sempre molto bagnato con il liquido, mi raccomando, quindi asciugherà prima, state attenti. Adesso lo vado a indirizzare nella parte superiore, cioè non risporco la parte inferiore, perché lì adesso andrò solamente a schiarire, non a scurire, quindi lo sfumo verso su. Però vi accorgerete che verso su c'è anche la luce, quindi ne metto un po' con il giallo Napoli e sfumo. Lascio scura la piega . Mi tiro bene il colore dal centro, proprio da dove arriva la luce, verso i margini. Ok, metto del Terra di Siena se serve, in alcuni punti a riscaldare. Ecco, qui adesso comincia proprio la parte meno tecnica e più creativa. Potete ricavarvi voi colori, se vorrete potete aggiungere i blu,
i rossi, molti mi dicono i verdi, ma perché i verdi? Se sotto abbiamo il giallo Napoli e mettiamo il blu, automaticamente giallo e blu darà una tonalità di verde. Quindi bagnate molto bene il blu oltremare o quello che usate, uso quasi sempre il blu oltremare con il medium, quindi passate sul giallo Napoli ancora fresco e avrete automaticamente il pallore, insomma. La stessa cosa vale per i rossi, per gli ocra, per tutto quello che vorrete. Io, come vedete, mio padre ha questa carnagione un po' abbronzata, aranciata, quindi andrò di terra di siena naturale. Questo dipenderà da chi state ritraendo. Non posso dirvelo io, perché ora si va alla personalizzazione, si abbandona un po' lo schematismo tecnico e si passa alla personalizzazione del ricordo, nel mio caso, della presenza nel vostro. Se vi state chiedendo perché ho lasciato il collo e le orecchie ancora da fare, è un mio modo di dipingere, nel senso che siccome ci sono dei momenti in cui devo fermarmi da fare tutto il resto, allora mi faccio questi. Avendo io questa immissione, quindi Terra di Siena più Giallo Napoli, arrivo a tono facilmente. Di conseguenza posso anche farlo in sessioni separate di lavoro. Quindi approfitto poi del tempo di riempimento del resto per far asciugare i particolari del viso per poi ritornarci. Prendo del terra di Siena bruciata, lo ripasso sul liquin e passo sulla palpebra. Quindi prendo del giallo Napoli, passo sul liquin e sfumo. Adesso devo dare le vere pieghe. Come vedete, io certe volte metto il colore e poi lo stiro, un po' come ho fatto per la montatura quando vi ho detto di fissare, così mi tiro l'olio perfetto e lascio quella traccia di scuro che mi serve. Non sono stata chiara, quindi metto lo, mi rendo conto. Metto lo scuro, poi con un pennellino pulito passo sopra e lo stiro senza spostarlo, proprio lasciando che i colori si fondano lì dove stanno. In pratica che schiacciandosi si compenetrino l'uno all'altro senza spostarli, senza spalmarli. Facciamo la stessa cosa con l'altro occhio. Quindi, e semplificando, perché adesso vi faccio vedere come procedo, però non vi tengo, cioè se volete vederlo lo vedete, se no se volete potete chiudere anche il video. Cosa faccio? Mi contorno da principio la sclera, poi faccio la pupilla. All'interno della pupilla, la pupilla la faccio con un tono di marrone medio, se il vostro caso è azzurro verde, un tono di verde o azzurro medio. Dopodiché faccio un primo iride e lo spargo per tutto l'occhio.
Quindi arrivo al tono castano scuro, faccio un secondo iride, il definitivo e lo lascio. Punteggio con un po' di nero per gli occhi castani. Voi naturalmente dovrete. Anzi, lo sapete che vi dico, farò un quadro anche con gli occhi azzurri, così vedremo anche gli occhi azzurri in futuro. Perché mia mamma poco fa mi ha detto: me la fai la mia mamma? E la sua mamma aveva gli occhi azzurri, anzi, color ghiaccio, quindi difficilissimi. E do i punti di luce. A questo punto comincio a lavorarmi tutto attorno, come abbiamo fatto per l'incarnato, con dei colori più grassi, quindi aumentando la percentuale di liquidi. Il colore deve essere trasparente, come se fossero delle velature che diamo a fresco. Velatura su velatura, velatura su velatura, si colora. Naturalmente non giungeremo subito alla definizione dell'occhio, ma ci definiremo tutti chiari, ci definiremo le pieghe, ci definiremo gli scuri, dopodiché la prossima volta metteremo, scusate la mano, metteremo l'ombra, e mettendo l'ombra ci accorgeremo di come dare profondità ai chiari che abbiamo fatto fino a questo momento. Adesso io quindi porto a uguale lavorazione anche l'altro occhio. Voi, se volete, continuate a stare con me, perché io adesso velocizzo. Quello che bisogna capire è che sulla pittura secca, sulla pittura asciutta, bisogna andare con dei colori quindi più grassi. State ancora con me se volete finire l'altro, se volete vedere finire tutto l'altro occhio, e poi ci vediamo di là. Ok, per adesso mi fermo qua perché dalla prossima volta voglio ricominciare un po' vedete, a lumeggiare, a dare delle lumeggiature e a cominciare a inserire gli altri colori. Oramai, piano piano, si stiano definendo i chiaroscuri. Ancora questa per me è una base, non è nulla di definitivo. Quindi, piano piano, adesso cominceremo a definire tutto meglio e più approfonditamente con l'immissione di nuovi colori. Però gli occhi vi posso garantire che sono i suoi. Visto, lo sguardo è pronto. Adesso si può dare vita al quadro, come dico io. Si può rendere quello sguardo uno sguardo non più perso in una tela, ma ambientato all'interno di un fisico, di una persona. Certo, con gli occhi pronti sarà più particolare procedere verso il quadro. Ora cosa faremo? Io finirò l'incarnato del viso, dopodiché mi sposterò sullo sfondo, lascerò il resto del corpo. Io di solito lo sfondo lo faccio come prima cosa, però sinceramente, siccome avevate fretta di capire come si facessero gli incarnati,
appassionati, ho un pochettino invertito le fasi di lavoro. Io di solito faccio sfondo, occhi e poi incarnato. Ora sto facendo incarnato, occhi e poi sfondo e poi riprenderò e poi faremo i capelli. Ma per quello occorreranno ancora tante lezioni. Spero che abbiate la pazienza di seguirmi e che questi video vi continuino a piacere. Per adesso vi saluto da Ombretta e da Arte per Te. È tutto, arrivederci!